In questa puntata parleremo di proteine, calcolo e quando assumerne, la tiroide, ormoni che secerne, Carla e cavi bassi e infine l'anatomia macroscopica. Fit Blitz, un programma di Polina Ferrari. Buonasera, sempre Fit Blitz e io sono Polina Ferrari, una versione nuova di Fit Blitz che parla di alimentazione sportiva, esercizio fisico, endocrinologia e anatomia umana. Nelle puntate precedenti abbiamo visto carboidrati e metabolismo basale. Oggi parleremo delle proteine. Se non avete visto le puntate precedenti, guardatele nella playlist Fit Blitz. Dunque, le proteine, un argomento che piace molto alle sportive. Le proteine sono composte da aminoacidi che formano i tessuti e riparano le cellule danneggiate. Servono anche per la produzione degli enzimi, ormoni e anticorpi. Forniscono una piccola quantità di energia al muscolo durante l'esercizio fisico. Gli atleti hanno il fabbisogno proteico un po' più elevato delle persone sedentarie. Le linee guida raccomandano 1,2 dal 1,2 al 1,7 grammi per chilo di peso corporeo di proteine al giorno. Per gli atleti, quindi dai 60 a 85 grammi di proteine al giorno per le donne atlete. Quindi per una donna atleta di 50 kg è raccomandato dai 60 ai 85 grammi di proteine al giorno, almeno, cioè come minimo. Una persona sedentaria, sempre di 50 kg, ne avrebbe bisogno di 0,75 grammi per chilo di peso corporeo al giorno. Quindi se io farei uno stile di vita sedentario, ne avrei bisogno di 37 grammi di proteine al giorno. Se si tratta della riparazione e di crescita muscolare, allora i tempi di assunzione sono fondamentali. Comunque dovremmo frazionare, è sempre meglio frazionare l'assunzione delle proteine nell'arco della giornata in più pasti, in 2-3 assunzioni, quindi dividere il fabbisogno giornaliero delle proteine in 2-3 pasti, non assumere tutto in una volta. Bisognerebbe assumere più o meno sui 20 grammi di proteine al pasto. Colazione, post allenamento e cena, per me, sempre parlando del mio fabbisogno proteico. Per migliorare il recupero muscolare dopo allenamento e favorire la crescita, bisognerebbe assumere una quantità di proteine e carboidrati insieme subito dopo l'allenamento. Importante anche il tipo di proteine che assumiamo. Subito dopo allenamento dovrebbero essere le proteine del siero di latte, che sono ad assorbimento rapido. Ricordiamo però che non è la quantità delle proteine assunte che fa crescere il muscolo, ma l'intensità dello sforzo dell'esercizio fisico, quindi l'intensità del nostro allenamento che fa crescere il muscolo. Non sbagliare, non pensare che mangiando più proteine diventerete più muscolosi. La quantità delle proteine assunte in eccesso non porta all'aumento della massa muscolare, ma alla loro parziale degradazione in urea. Una parte comunque rimane sotto la forma del carburante, oppure viene immagazzinato come grasso. Quindi, se mangiamo troppe proteine, non facciamo altro che ingrassare senza l'attività fisica adeguata. Quindi l'introito calorico non deve superare il dispendio. Questo lo dico in ogni puntata perché ancora non è chiaro a molte persone. Questo è tutto sulla questione delle proteine. Guardate la prossima puntata che parleremo di altri argomenti molto interessanti. E adesso torniamo alla endocrinologia. Oggi parleremo della tiroide. La tiroide è una ghiandola endocrina situata nel collo. Ha una forma della lettera H, quindi subduce, che contiene due lobi, è diviso in due lobi. In mezzo c'è l'istmo, che appunto unisce questi due lobi, lobo piramidale e lobo Morgagni. La tiroide è una ghiandola che ha numerose cavità. I follicoli tiroidei sono rivestiti da un epitelio cubico. Nell'interno dei follicoli tiroidei si osserva una sostanza di colori acidi, eosina. Ed è la colloide della tiroide, una sostanza gelatinosa che contiene tiroxina, ormone della tiroide, legato ad una proteina del tipo della globulina e forma la tireoglobulina, cioè la forma chimica sotto la quale l'ormone è immagazzinato. In base allo stato della funzionalità dei follicoli, l'epitelio si presenta diversamente, cilindrico nel caso del
ipertiroidismo e piatte nel caso dell'ipotiroidismo. La ghiandola è riccamente vascolarizzata e produce gli ormoni T3 e T4. T3 è la triiodotironina e T4 è la tiroxina. Le loro funzioni sono multiple. Azione morfogenetica e trofica, che si esercita sulle cartilagine e sulle ossa lunghe, anche sullo sviluppo dei diversi tessuti, specialmente della cute e delle annessi cutanei, sullo sviluppo del sistema nervoso e degli organi sessuali. Differenziazione e sviluppo. Azione metabolica. La tiroxina accelera il ricambio generale e quindi anche il metabolismo basale. Azione regolatrice della termogenesi e della termoregolazione. Lo iodio è essenziale per la produzione di T3 e T4. La tiroide, per fortuna, ha la capacità di captarlo nel sangue e di immagazzinarlo, le riserve. L'altro ormone della tiroide è la calcitonina. Viene prodotto dalle cellule C, ovvero dalle cellule parafollicolari della tiroide. La calcitonina è responsabile dell'abbassamento della concentrazione di calcio nel sangue. Questo è tutto sulla tiroide. La prossima settimana parleremo di un'altra ghiandola endocrina. Adesso andiamo in palestra. Oggi vediamo l'esercizio Curl ai cavi bassi. In piedi di fronte alla macchina, impugniamo la maniglia in supinazione. Inspiriamo e flettiamo degli avambracci, espiriamo al termine del movimento. Questo esercizio permette di concentrare bene lo sforzo sul bicipite e favorisce un'intensa congestione del muscolo. Il muscolo brachiale scavalca una sola articolazione del gomito. Viene definito monoarticolare. La sua semplice azione mobilizza questa articolazione flettendo unicamente l'avambraccio. Esiste anche la seconda variante, curl a due mani alla carrucola bassa. Dobbiamo soltanto cambiare la maniglia e usare quella che possiamo impugnare con entrambe le mani contemporaneamente. Il muscolo bicipite brachiale scavalca più articolazioni, gomito e spalla, e viene detto poliarticolare. Mobilizza dunque più articolazioni e la sua azione è più complessa. Eccoci qua di nuovo e finiremo la nostra puntata con l'argomento di anatomia. Oggi appunto parleremo dell'anatomia macroscopica. La settimana scorsa abbiamo visto quella microscopico, se non l'avete visto guardate la puntata precedente. Dunque, l'anatomia macroscopica è uno studio delle strutture abbastanza grandi da essere osservate con l'occhio nudo, senza il bisogno del microscopio. Comprende l'anatomia delle superfici, anatomia regionale, anatomia sistematica e si studia in tre modi. Anatomia delle superfici comprende le superfici palpabili localizzate vicino alla superficie corporea. Studia la forma generale, la morfologia, cioè la struttura, e anche la rappresentazione sulla superficie degli apparati. Anatomia regionale studia le caratteristiche esterne ed interne di una regione del corpo, per esempio testa, oppure la regione del collo o la regione del tronco. Infine l'anatomia sistematica studia le strutture dei apparati e sistemi, cioè una collaborazione tra gli organi, lo scopo dei quali è produrre una funzione coordinata, per esempio il cuore, il sangue e i vasi sanguigni formano insieme il sistema cardiovascolare. Lo scopo del sistema cardiovascolare è distribuire in tutto il corpo l'ossigeno, i nutrienti, gli ormoni e eliminare i prodotti del catabolismo. Catabolismo è un processo nel quale le molecole più complesse vengono degradate in quelle più semplici. I prodotti del catabolismo sono l'anidride carbonico, l'acido acetico, urea, acido lattico e l'ammoniaca. L'organismo umano ha 15 sistemi e apparati, dei quali ne parleremo nelle prossime puntate. Guardate lunedì prossimo alle 21 sul mio canale YouTube e sul sito www.fitblitztv.com e seguitemi su Instagram, Polina Ferrari. Seguiteci su YouTube, Instagram e Facebook o scrivete via mail per le proposte di collaborazione. Il sito ufficiale del programma è www.fitblitztv.com. Fitblitz, un programma di Polina Ferrari.